Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avrete capito da titolo e copertina, oggi andremo a fare il test ride di questa bestiuccia. Visto che non sarà un test ride di quelli tecnici, come fanno solitamente le testate giornalistiche, eccetera, punterei a farvi vedere prima le mie impressioni e quello che penso io di questa moto, elencandovi comunque qualche dettaglio della moto. Stiamo parlando di una Yamaha MT-09 SP del 2020. Il modello SP che comprende, come possiamo vedere, forcella rovesciata Kayaba completamente regolabile, mono posteriore Ohlins, anche questo completamente regolabile, quick shift, però cambio elettronico presente nel modello SP, livrea SP, appunto, la mettiamo perché comunque è una delle caratteristiche di questa moto, conta chilometri che a differenza della versione base ha lo sfondo nero e le scritte bianche. Differenza comunque carina. Queste erano le differenze principali tra la versione base e la versione SP. Invece, come dotazione, comune invece tra la versione normale e la versione SP, troviamo doppio disco all'anteriore con pinze Brembo, purtroppo pompa assiale e tubi in gomma, prontamente cambiati con tubi in treccia di Kevlar. Al posteriore abbiamo un monodisco con pinza Nissin, anche al posteriore tubi in treccia, cambiati da me ovviamente, non li troverete nella versione normale, o meglio di serie. Motore, crossplane 3 cilindri, 115 cavalli, 88 Nm di coppia, ma cose che alla fine interessano poco. Peso a secco della moto, siamo sui 170 kg, quindi abbastanza anche leggera come moto. Fari full LED, fortunatamente ho deciso di prendere il modello 2017 non il 2021, quindi abbiamo un bel faro all'anteriore e anche al posteriore. In questo caso sono andato a far montare di serie, invece dello scarico originale, lo scarico completo Akrapovic in titanio, al quale non c'è neanche più il DB Killer. Modifica abbastanza sensata secondo me, perché lo scarico originale non si può sentire. Adesso però basta parlare da fermi, andiamo in sella e vi faccio vedere un po' di cosa è capace questa motina. Ci tengo a precisare che questo non sarà uno dei classici test ride che potete vedere sulle testate giornalistiche, più che altro nei quali ci saranno appunto dati tecnici molto spigolosi, informazioni tecniche precise. Questo è semplicemente un test personale della mia esperienza in moto, su questa moto, e appunto i miei pareri personali. Comincio dal dirvi che questa moto attualmente non è stock, nel senso che ho effettuato alcune modifiche, non c'è ancora la mappatura, non ci sono ancora modifiche chissà quanto estreme che stravolgono la moto, però ho cambiato i tubi in treccia, quindi abbiamo migliorato l'impianto frenante e appunto varie modifichine estetiche. Comunque, bando alle ciance, di cosa vorrei parlarvi? Innanzitutto, chi ha aperto questo video è sicuramente alla ricerca appunto di una moto del genere e vuole appunto sapere se questa moto vale la pena acquistarla oppure no. Molto probabile. Stiamo parlando di un motore crossplane 3 cilindri Yamaha 900 di cilindrata, o meglio 8,47 da 115 cavalli. Questa moto come dotazione elettronica presenta solamente traction control, ABS e le mappature. Mappature che non sono molto approfondite come su altri tipi di moto, magari di una gamma, di una fascia più alta, però comunque possiamo trovare la mappa B, la mappa standard e la mappa A. Mappa B che sarebbe la mappa rain, mappa in cui troviamo un'erogazione del gas molto più dolce, quindi abbiamo una moto molto tranquilla che possiamo gestire nel migliore dei modi, consigliata appunto per la pioggia. Mappa standard con erogazione del gas comunque più docile rispetto alla mappa A, però comunque abbiamo già un po' più di aggressività. Nella mappa A invece è quella che possiamo considerare full power ed è la mappa in cui abbiamo l'erogazione brusca, appena apriamo poco il gas la moto reagisce in maniera cattiva. Invece come traction control abbiamo la possibilità di settarlo a 1-2 oppure disattivarlo. Per quanto riguarda il traction, io in modalità 2
l'ho trovato a parer mio abbastanza invasivo. Considerate che comunque per Napoli le strade non sono sempre perfette, anzi la maggior parte delle volte non è così. Quindi il traction rileva come se fosse umido a terra o addirittura bagnato, e la moto va per fatti suoi. Il traction interviene e molte volte può anche farvi sbagliare, ecco. Quindi consiglio di tenerlo a uno comunque, per quanto mi riguarda è perfetto, perché interviene il giusto, vi aiuta parecchio e non vi fa fare cavolate. Senza traction la moto diventa abbastanza irascibile, quindi ve lo sconsiglio per la città. È utilizzabile per la pista, magari per chi ci vuole fare pistate, oppure per fare qualche giro su passi di montagna asfaltati bene e comunque con cognizione di causa. Questa moto è dotata anche di ABS e siamo arrivati a una nota dolente per quanto mi riguarda. Mi sono ritrovato a rischiare la vita, se sto esagerando ma è per farvi capire, 3 volte per colpa dell'ABS. Sempre per il fatto dei fondi stradali non perfetti, ABS interviene praticamente sempre su questa moto e non mi ci trovo per nulla bene. Tant'è vero che, come vedete qui, c'è la spia dell'ABS accesa perché sono andato a rimuoverlo. Molto meglio dosare il freno con le proprie mani e quindi riporre tutta la fiducia nel vostro controllo, anziché doversi ritrovare a essere guidati dalla moto e commettere purtroppo errori che possono costarvi comunque danni fisici o danni alla moto, per non parlare di danni ad altre cose o persone. E quindi ho deciso di disattivarlo. Per disattivarlo non ci vuole tanto, basta semplicemente aprire la sella e staccare il fusibile da sopra al motore dell'ABS, quindi molto semplice. Non vi sto invogliando a farlo perché è comunque un dispositivo di sicurezza, però nella mia situazione ho deciso di rimuoverlo. Continuando con la dotazione elettronica, su questa moto abbiamo il quick shifter che ho provato per la prima volta su questa moto e vi posso dire che me ne sono innamorato. Non mi sono innamorato in particolare di questo tipo di quick shifter, ma del quick shifter in generale. Quick shifter, per chi non lo sapesse, è il cambio elettronico, che appunto non significa cambio automatico. Non avrete semplicemente bisogno di tirare la frizione in salita e potrete cambiare le marce appunto senza tirare la frizione. Molto molto comodo, un sound spettacolare, soprattutto con la Krapovic completo in titanio senza DB killer, molto molto apprezzabile, ed è una cosa che vi cambierà la vita nell'utilizzo quotidiano comunque della moto. Sconsigliato utilizzarlo sotto i 4.000-4.500 giri, perché a parer mio interviene come una semplicissima cambiata manuale. Purtroppo in questa versione non è presente anche il blipper, però nulla vieta l'installazione aftermarket, insomma. Come dotazione elettronica finisce qui, potremmo cominciare a parlare della ciclistica. Come nota positiva di questa versione SP, motivo per il quale l'ho comprata, è appunto la dotazione sospensionistica. Questa moto presenta un mono Ohlins al posteriore appunto e una forcella a steli rovesciati Kayaba completamente regolabile all'anteriore. Ragazzi, vi posso dire che è una lama allucinante questa moto, la buttate in piega tranquillamente in qualsiasi situazione, potete farci veramente quello che volete. A livello di sospensioni vi sentirete molto molto sicuri e tranquilli. Parlando invece dei freni, abbiamo doppia pinza Brembo all'anteriore e una singola pinza al posteriore Nissin. Con le pinze non ho problemi, però i tubi in gomma purtroppo non li digerisco. Tant'è vero che li sono andati a sostituire sia all'anteriore che al posteriore con tubi in treccia. Appunto, vi parlo dei tubi in treccia per consigliarvi l'upgrade. Purtroppo i tubi in gomma, come tutti sappiamo, sono troppo soggetti a surriscaldamento e conseguente dilatazione dei tubi, diminuendo drasticamente la forza frenante dopo svariate pinzate. Quindi vi ritroverete a frenare veramente troppo poco e rischiare tanto.
l'upgrade lo consiglio, ho fatto un video a riguardo, se vi va di andarlo a vedere lo trovate sul canale oppure qui in alto sulla i. Come vedete sono in riserva praticamente e quindi adesso vi sto andando a parlare dei consumi di questa moto. Ragazzi, questa moto, come tutte le moto, consuma in base al vostro polso destro. Però è anche vero che io sto avendo la sensazione che la mia moto perda dal serbatoio perché consumicchia veramente un po' troppo. È pur vero che io non ho il polso tranquillo, però per quanto mi riguarda i consumi non sono di una sportiva ma quasi. Considerando che il pieno è di circa 15-16 euro e mi dura, se tutto va bene, a volte anche 2-3 giorni, è un po' dispendioso comunque. Però vi ripeto, se vi mettete in mappa B e state belli tranquilli, non avrete di questi problemi. Il sound che state sentendo su questa moto è il sound dello scarico Akrapovic completo in titanio e carbonio senza DB killer, quindi state apprezzando un sound che sulla versione base, o meglio sulla versione stock senza scarico modificato, non avrete. Niente ragazzi, quindi questa è una moto veramente divertente, pronta ai bassi, ai medi e comunque anche agli alti, perché è abbastanza sfruttabile. Riuscirete a fare veramente quello che volete con questa moto, potete andarci in pista, potete viaggiarci, potete impennare, potete fare quello che volete. Questa è una fan bike alla fine, quindi bella, potente, divertente. L'importante è che comunque questo divertimento lo utilizziate con coscienza. Non la consiglio come moto per neopatentati o per chi ha la patente A2, ovviamente, anche perché non è guidabile con patente A2. Se state valutando l'acquisto, mi raccomando, fateci attenzione, perché è una gran bella moto, ha bisogno di poca manutenzione, è divertente, ci fate quello che volete, però è cattiva. Perfetto ragazzi, quindi per questo test ride è tutto. Come al solito, se vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su qua sotto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video. Ciao ragazzi.